E ciao a tutti Colors e benvenuti in questo nuovo video. No, non è un gameplay, no, non è un tag. A proposito di gameplay, però volevo ringraziare per tutti gli apprezzamenti che mi sono arrivati al secondo gameplay di The Sims 3, che magari vi metto nelle schede o nelle schede quelle piccoline, insomma in quelle finali o in entrambe le cose, vediamo un po'. Ma si tratta del mio secondo giveaway vinto da quando ho il canale, che è il giveaway di Printiki, a cui ho partecipato tramite il canale di Vanessa Life, che saluto perché mi segue sempre, e tra l'altro siamo anche nello stesso gruppo WhatsApp. Pensavo veramente che ci sarebbero stati dei problemi perché non ho scelto 30 foto, non ho veramente scelto 30 foto, però ne ho scelte solo 19 ed è stato faticoso, in più alcune magari non ve le faccio vedere perché ci sono altre persone, però ce l'ho fatta. In più, Printiki mi ha lasciato anche un codice sconto per voi, se anche uno solo di voi acquisterà le foto utilizzando questo codice sconto che vi faccio passare adesso perché non me lo ricordo in tutta sincerità, io riceverò, ve lo dico sinceramente, un altro buono di 5 euro con il quale potrò ordinare altre foto. Ma il video ovviamente non si è concluso qui, perché sennò altrimenti verrebbe troppo corto. Io vorrei aprire con voi il pacchettino del quale mi sono fatto preventivamente tirare le due linguette, e quindi spero di aprirlo da solo. Se dovesse avere qualche difficoltà, stoppiamo, chiamo, mi faccio aiutare e vi faccio vedere il pacco aperto. C'è una buona notizia, ce l'ho fatta ad aprirlo da solo. Le foto sono contenute in questo affarino qui. Il mio indirizzo è dietro, voi non lo vedrete, quindi siamo a posto. E ora apriamo, perché io so quali foto ho scelto, però non so il risultato perché ho voluto aspettare voi. Le foto sono arrivate ieri. Oh mio Dio, che bello! Vi faccio vedere questa. Che ve la faccio vedere. Sì, è una persona anche qui, però si tratta di un attore. Oddio, come la state vedendo? La state vedendo dritta? Spero di sì. Si tratta di David Thewlis. I potteriani l'avranno già riconosciuto. David Thewlis ha interpretato Remus Lupin, il professore sfortunatissimo di difesa contro le arti oscure del... Oddio, sto per fare una figura. Terzo anno? Non me lo ricordo. I dissennatori di che anno erano? Sì, del terzo anno, mi pare. È bellissima, bellissima, bellissima. Ora non ho idea di dove metterò queste foto, però qualcosa troverò. Questo è sempre David, però non mi piace. È piccola. Perché me l'hanno fatta piccola così? Questa mi piace un po' meno, sono sincero. Però ve la faccio vedere. Povero Lupin, mi ci rivedo tanto in lui. Poi, vediamo se c'è qualche altra che posso farmi vedere. Qui ci sono io. Questa foto mi è stata fatta davanti ad un pianoforte. So cosa vedrete, proverò a lavorare di zoom se proprio si vede malissimo. Questi. Adoro questa foto, siamo io e Freya. Freya qui aveva un paio di mesi, credo, forse 2 mesi precisi. E io avevo ancora il piercing al naso, che rifarò. Abbiate fede.
questo è il cuscino che mi ha regalato la madre di una di voi, che si chiama Noemi di nome, il nick sono sincero non me lo sto ricordando in questo. Ah no, mi è venuto in mente Noximeon. Era un po' complicato. La mamma di Noximeon, la signora Tonia, che saluto e abbraccio, e siccome questa foto è un bel ricordo, l'ho voluta fare stampare da Printwiki. Poi, allora, no, questa non ve la posso far vedere perché la devo regalare a una persona, non so se vuole comparire in video. Questa è la foto del mio incontro con Max Pezzali nel 2011, avevo 21 anni, ero magro da fare schifo e senza barba, più magro di ora. Eccola qui, sempre un bellissimo ricordo, ho tagliato i visi dello staff, perché insomma non sapevo se volessero comparire anche loro. Altre due non ve le faccio vedere perché sono due regali, se no il regalo si vede prima. Questa è un'altra foto della mia bimba in treno che era andata a vedere il Festival dell'Oriente. Io ero stato appena lasciato come una merda, quindi non ci sono andato, però non gli ho voluto togliere questa possibilità e adesso non criticatemi troppo. Questa vabbè è un'altra foto di Freya, tanto è sempre uguale, lo sapete. Altra foto di Freya. Oh no, questa me l'hanno tagliata. Avevo Freya in braccio, appena adottata. Si vede però solo me, vabbè, la terrò. Perché comunque è stato un momento felice, anche se Freya non si vede. Così. Questa invece è recente, l'abbiamo scattata circa un mesetto fa, forse anche meno. Sempre io e Freya. Abbiamo quasi finito, e questa no perché è un regalo. Questo è un altro regalo, quindi non vi faccio vedere nemmeno questa. Altro regalo. Qui mi hanno ritagliato Freya. Vabbè, però è la foto della mia mini vacanza a Volterra di quest'estate. Peccato per la mia cucciolina che non si vede, però la terrò perché è comunque una bella foto. E questa, l'ultima, è la foto che ho scattato a Jeffrey J al concerto del 30 settembre degli Eiffel 65 a Castiglione della Pescaia, provincia di Grosseto, di cui vi lascio il video nelle schede. Bene, cari Colors, le foto ve le ho fatte vedere tutte. Vi avrò fatto poi il codice in sovraimpressione, per cui mi raccomando, acquistate queste foto. Ecco, state attenti magari alle dimensioni, come avete visto io ho avuto due o tre epic fail, però in generale sono bellissime foto. Vi saluto, così mi metto a editare questo video e voi lo vedrete comunque presto. Se ce la faccio anche questa settimana, perché poi domenica mi succederà una cosa bella e vediamo se il mio amico vuole vloggare. Se vuole vloggare vedrete anche il vlog, altrimenti sappiate che domenica sarà una bella domenica per me. Adesso vi saluto davvero, vi ricordo, se non siete ancora iscritti, di iscrivervi al canale, di attivare la campanella per non perdere i nuovi video e di seguirmi su tutti i social che trovate come sempre nell'info box. Un bacione.
e al prossimo video.